Come state, Mitos? Eccomi qua con un altro episodio della nostra carriera allenatore e non perdiamo tempo oggi perché dobbiamo andare subito al grano. Come sapete, oggi abbiamo un paio di partite con la nostra nazionale tedesca. Sono diventato allenatore della nazionale tedesca e quindi oggi andremo a vedere un po' come ci andrà. E poi abbiamo una partita di campionato contro, mi pare, la prima in classifica. Non lo so, comunque tra le prime, e questa è importante da vincere. Quindi andiamo. Mettiamo come sempre i giocatori ad allenarsi. E che si è cresciuto del 30% il suo valore, quindi sta andando molto molto bene. Poi lo andremo a rivendere per comprarci sempre giocatori più forti. Non è salito nessuno, fa niente. Allora, ci hanno inviato un resoconto del giocatore che stavo guardando tempo fa, che è questo qui, mi pare, sì, è lui, che a me personalmente interessava molto, soprattutto per farlo crescere e poi rivenderlo. È ancora giovane, 22 anni, quindi aspettiamo il mercato e sicuramente sarà uno dei miei prossimi acquisti. Ma ora basta parlare e andiamo a giocarci questa partita. Bene, signore e signori, buonasera. Siamo qui alla FIFA World Cup, le qualificazioni Germania contro la Grecia. Questo sarà l'esordio del nuovo allenatore di questa nazionale tedesca e vedremo se riuscirà a portarla sulla vetta del mondo. Vantaggio, dice, occhio Grecia, adesso che attaccano. Ma cross, ferma tutto. Vediamo un pochino Lam, la gira. Gliela alzano adesso per cross. Cross la tiene giù, la gira ancora per Ozil, Ozil per Gomez, Gomez in profondità per Royce, Royce può andare, Royce è veloce, Royce ancora, attenzione all'indietro, sbaglio completamente il passaggio. Lam adesso, vediamo un pochino Ozil, vede lo spazio, oh, attenzione, arriva quella palla incredibile per Royce, Royce vede il compagno in mezzo, la palla gli rimane lì a Gomez e non riesce a calciarli in porta. Ozil gira per Lam, Lam. Ok, qui, Hector. Ozil, attenzione, bellissima palla per Kroos che la mette in giro. Toni Kroos. Solo lui può fare questi gol in questa squadra. 1-0 dopo 45 minuti. Mamma mia, ragazzi, l'ha messa dove mai ci poteva arrivare quel portiere. Mai nella vita, si è pure tuffato, finisce il primo tempo. Ripartiamo adesso, Germania in vantaggio, 1-0. Grecia deve adesso soffrire e spingere un po' di più se vuole pareggiare questa partita, per poi addirittura provare a vincere. Attenzione, palla per Müller, bella rabbia. Adesso per Ozil, Ozil aspetta, eccolo lì servito, Gomez! 2-0! Gomez, come sta giocando questa Germania? Incredibile. Finisce adesso, ragazzi, la partita 2-0 contro i nostri cari amici greci. Questa, ragazzi, è la classifica del nostro girone. Siamo primi con 11 punti sotto di noi la Polonia. Dopodiché tutte le altre squadre oggi andremo ad affrontare il Galles, che tra l'altro si trova in ultima posizione. Quindi andiamo. Anzi, sinceramente, ragazzi, io questa volta simulerei, perché è inutile perdere tempo. Magari ci facciamo una partita in più per il campionato. Let's go, vediamo un pochino se parte. Ecco qua, è partita la nostra partita, sì, l'ho ripetuto due volte. E dopo 20 minuti ancora non abbiamo segnato. Com'è possibile? Germania-Galles, ragazzi, siamo Germania, loro sono Galles. Insomma, la nostra forza l'abbiamo dimostrata la prima partita. Eccolo lì, gol di Boateng dopo 45 minuti. No, come ha pareggiato Ledley? Come ha pareggiato Ledley? Ma io veramente ogni volta che metto simulazione succede di tutto. Però Hummels, meno male, al 90esimo. Ah, meno male Hummels. Cioè, se perdevamo anche questo io veramente rinunciavo alla simulazione. Quindi, ragazzi, ci confermiamo capolista nel nostro girone. Ed ora ci tocca di nuovo tornare con il nostro Leicester City. Mettiamo un po' di giocatori ad allenarsi. Ecco qui, ecco qui. Vediamo se sale qualcuno. Qualcosina è salito Gray, ma niente di che. Ok, ragazzi, è arrivata finalmente questa giornata importantissima contro il Watford. La formazione che andremo ad usare, ragazzi, è questa qui. Penso che sia la più forte che abbiamo al momento. E partiamo, dai. Buongiorno a tutti. Oggi siamo in questa partita importantissima, Watford contro Leicester City. Watford si trova secondo in classifica, mentre Leicester City deve fare un po' di punti se vuole iniziare a scalare un pochino. Detto questo, l'arbitro fischia. Ragazzi, oggi ho fiducia, oggi mi sento carico, non ne perderemo neanche una. 2 secondi dopo l'abbiamo persa. No, scherzo, dai, non diciamo niente, giochiamo seriamente e basta. Cerchiamo solo di giocare il meglio possibile. Pazzo adesso per Marez. Marez può andare, ti prego, Marez. La finta, Marez, davanti al portiere, la para, la para. Calcio di rigore però, calcio di rigore. Marez, cosa aveva fatto qui? Che finta. Poi una scivolata, cade per terra, addirittura gli danno un pestone, poverino. Vediamo un pochino Marez se riusciamo a fare questo gol. L'altra volta
ce l'ha parata. Invece adesso no, Mare. Si meritava questo gol. 1-0 contro Watford. Secondo me che si è. Vediamo se lancia Vardy. Sì, l'ha lanciato. Vediamo Vardy se adesso può fare qualcosa. Ci mette il fisico. Finalmente avanti la porta. Ma cosa ha combinato? Ma cosa hai combinato? Due tacche. Ma ti ho detto ma era facilissimo. Ma dai. Vai con Dombia per Vardy. Vardy perché si è. Che si è per Ndidi. Ancora perché si è. Che si è davanti alla porta. Troppo alta. Ndidi. Vai adesso Cornet. Con le ultime energie che ti rimangono. Cornet. Può andare Cornet. Ti prego Cornet. Fai così dentro. Cornet. Tira. Cornet. Palo. No. Cornet no. Palo. Palo. Non è riuscito a segnare. Non ci credo. Ma che giocatore è Cornet? Che giocatore è? Finisce qua la partita 1-0 per il Leicester City. Allora io manderei un'altra persona a cercare giovani. Questa volta lo manderemo in Brasile. Comunque in Sud America. Troverà qualcosa in Sud America, no? Brasile. Brasile di solito ci sono talenti. Io direi 3 mesi va benissimo, dai. Ok, via. Trova qualcuno, sta seguendo i giocatori, bravissimo. Allora, siamo riusciti a far crescere Ray a 74 finalmente, ed è una buonissima cosa. Ed ora avanziamo fino alla prossima partita. Eccola qui, AFL Cup, siamo ai quarti di finale, andiamocela a giocare. Buonasera a tutti, benvenuti, siamo ai quarti di finale della AFL Cup, Leicester City contro Ipswich Town, come cribbio si pronuncia, spero così. Io vi chiedo di prendere popcorn, una Coca-Cola e godervi questa partita. Oggi ragazzi andremo ad usare un'altra formazione perché ho mandato un attimo a riposarsi un po' tutti. Ed ho fatto male. Ho fatto male a cambiare formazione. Non possiamo perdere questa ragazzi, ma che tiro ha fatto? Ma io quel portiere lo devo assolutamente cambiare, non vedo l'ora del mercato perché da fermo. Dai cribbio, no. No, no, no e no. Mettiamo contropiede. Stiamo già perdendo 1-0 dopo 4 minuti. Occhio Drinkwater riesce a rubare pallone. Vediamo Marez. Marez la gira per Slimani. Slimani, Slimani. L'appoggia adesso per Mendy. Mendy che tira, ma... ciofeca di tiro. Occhio a Pittman che fa filtrare questo pallone. Stiamole addosso, stiamole addosso. Bravissimo che riesce a togliere adesso la palla al nostro avversario. Vediamo Amertez se riesce a darla a Marez. Benissimo così. Marez, Slimani. Slimani serve a Amertei. Amertei ancora Slimani. Slimani a spazio. Davanti alla porta Slimani. Non ci credo. Vediamo un pochino. Di nuovo Amertei. Amertei lo vede. Servito. Slimani davanti alla porta. Sì. Mani. Ma Amertei, ma che giocatore è? Ma io lo metterò sempre al posto di che sei adesso. Mamma mia, Amertei. Guarda lì che palla. Attenzione per Slimani. Slimani si gira. Slimani serve. Marez. La palla lì è rimasta. Io non ci credo. Attenzione. Lo vede lì. Drinkwater per Slimani. Slimani si gira benissimo. Slimani. Me l'ha parata ancora. Ma cos'è quel portiere lì? Lo vede. Marez. Ce l'ha lì, Marez. Ma l'ha ancora parata. Ma non può essere. Mi è stregata quella porta. Palla adesso per Amertei. Amertei di fisico riesce a tenerla. Lo vede lì. 1-2 ancora dietro per Kessié. Che tutto sbilanciato tira. Palla qui Ndidi. Ndidi ancora. Lo vede lì. 1-2 Ndidi. Ndidi. 2-1 al 120esimo. Ndidi finalmente. Ah, guardiamo questa azione. 1-2, triangolazione Ndidi poi. Finalmente non la para quel portiere che aveva parato di tutto. Finalmente ragazzi finisce questa partita. Andiamo alle semifinali quindi. Sempre più vicini a vincere questa coppa, la AFL Cup. Sono contentissimo. Però una cosa ragazzi, so che è banale, ma io veramente questa modalità non l'ho quasi mai fatta. Quindi non capisco come accedere al vivaio. Ho comprato lo staff, ho mandato a cercare giocatori, ma vabbè, se mi spiegate meglio questa parte qui ve ne sarei grato. E niente ragazzi, nel prossimo episodio avremo 1, 2, 3 partite di campionato. Almeno che non ne simuliamo qualcuno, ma non lo so se ci conviene simulare. E prima di lasciarvi ragazzi un paio di saluti a tutti.
tutti quelli che continuate a darmi suggerimenti e continuate a commentare ad ogni video. Allora, un saluto a Juan Vitton, Felix Stones, spero si pronunci così, Cree Power, Ben Shaw, Matex Unstable, spero si pronunci così, Federico Fort, Simo e Just Fox. Detto questo, ragazzi, lasciatemi il vostro pollice in su, iscriviti al canale e qua sotto trovi il link per seguirmi su Instagram se vuoi vedere qualcosa in più oltre a FIFA. Ed ora io vi saluto, fate come siete bravi, ciao ragazzi.